l'appetito vien mangiando e a Paolo Andreucci, campione di non si sa quanti titoli, l'appetito non manca di certo. Lo ha dimostrato una volta di più scalando l'Etna, il vulcano terrestre attivo più alto d'Europa. E lo ha fatto con un immancabile Peugeot, la 208 T16, in una versione battezzata, per l'appunto, Etna. Laureato campione ha scelto la vettura con cui ha vinto l'ottavo titolo nazionale rally per l'impresa sul vulcano ed ha vinto anche questa sfida grazie all'auto, a se stesso e all'ultra fidata navigatrice e compagna Anna Andreucci. Ha ammesso lui stesso che la prova gli ha dato un'enorme carica di adrenalina. Gli sembrava di essere sulla Luna più che sulla Terra. A momenti viaggiava sotto un cielo limpido, altre volte le nuvole costituivano una barriera di fumo naturale che nascondeva tutto. Doveva guidare quasi alla cieca. In un'impresa vulcanica come questa non contano solo i cavalli e l'esperienza, ma diventa molto importante la sensibilità del pilota, la prontezza del colpo d'occhio nel giudicare il terreno per stabilità e consistenza. Non ci sono vere e proprie strade in mezzo ai blocchi di lava, infatti, però tutto è andato liscio. 3.000 metri sul livello del mare sono ormai un traguardo superato, un alloro in più sulla corona del Paolo nazionale e un'esibizione vittoriosa in più per la 208, che però ormai si sta abituando.